Ragazzi, finalmente il giorno è arrivato. Ricordo quando aprì per la prima volta Multiversus. Era ancora in beta, c'era un sacco di roba simpatichella. Oggi le cose simpatichelle sono aumentate, sono diventate molto, molto di più di prima. Se non vogliamo guardare già solo al roster di personaggi, di cui ho già sbloccato Jason, tra l'altro, molto carino, vedi, proprio, ovviamente sono tutti caricature, sono tutti caricaturati, caticati, e abbiamo anche abbiamo Superman, abbiamo Wonder Woman, ma ragazzi, a me quello che proprio mi fece impazzire, a parte questi che qua sono nuovi e vabbè, ma raga, a me quello che fece impazzire quando l'ho visto è stato lui. Quando ho visto lui ho detto, ok, sto gioco è da giocare. Io amo il Gigante di Ferro, amo, adoro il Gigante di Ferro. Un personaggio dimenticato purtroppo, anche dalla nostra generazione. Proprio, in generale, non viene ricordato tantissimo, ma comunque, maronna santa. Oltre che poi ovviamente ci sono degli eventi, come potete ben vedere è stato aggiunto l'agente Smith, oltre che Joker, oltre che appunto vari altri personaggi all'interno del roster che... personalmente non conosco tantissimo, perché magari vedi questi sono di Adventure Time. Anzi no, questa è di Steven Universe, che cazzo dico, e questa è di Steven Universe ancora. Almeno Adventure Time un lui, pochino l'ho Rick visto, e Morty non lo guardo, sì. Insomma, raga, lo so, Adventure Time, eccolo qua, salve. L'ho fatto uguale. In molti aspettavano l'uscita di questo gioco, io ero tra quei molti. Devo un attimino riprenderci la mano, tant'è che prendo la nostra amica Wonder Woman. Perché? Perché ai tempi l'ho giocata un bel po' Wonder Woman, era molto molto livellata, adesso ovviamente si è resettato tutto, perché mi sembra normale che si sia resettato tutto, e andiamo a capire innanzitutto che cosa sono le fenditure. Le fenditure sono la modalità storia che carino. Ti sbloccano le robe. Guarda questo cosa sblocca in teoria. Io questo lo voglio a tutti i costi. Vabbè, vabbè, giochiamo. Vediamo, giochiamo. Facciamo 1v1. Non me lo... Oh! Immediata subito! Fast! Contro Harley Quinn. O di Giocherina. Giocherina, ma che cazzo, no? Perché... come la nonna che è tutta la PlayStation. Sì, sì, esatto, cellulare. Esatto. Lei è Giocherina. Ok. Non so se sentirete i tasti. Non sono esperto, ma lo gioco... cioè, ricordo di averlo giocato un bel sì, po'. Sì, ma ecco, sto parlando, amica. Che cazzo. Ovviamente ci sono, come in Brawlhalla, ci sono attacchi con pad, attacchi senza direzione, attacchi con direzione e attacchi. Bravo. Ti ho detto che ho giocato un pochettino. Ti ha detto. Niente, raga, non riesco a giocare e parlare contemporaneamente. Io per questo mi porto Marzia presso. Non ce la fa. Non ce la faccio a fare due cose contemporaneamente. No. Ma non spammare la stessa mossa, che schifo. Non sto spammando. Sì, invece. Ogni personaggio. Lasciami un po' di spazio, però. Ma stai zitta, questo è il gioco. Ma che vuol dire? Ma sii leale. Ha la sua abilità speciale. Io l'ho già attivata. Ecco. Che fa lei? Match point. Quindi se vinco, vinco. Tra l'altro questa, la traduzione in italiano, se non ricordo male, prima non c'era. No, neanche io. Cioè, almeno quando giocavo io non c'era. Poi non so se l'open beta è andata più avanti. Ma la senti la musica? Ora ci ha fatto caso. Ma è quella. Ma infatti noi siamo nella sala del trono di spade. Sono così concentrato a menaglie. Neanche che ci avevo fatto caso all'inizio. Vedi, guarda, adesso ti faccio vedere. Ho attivato la mia abilità. Il prossimo colpo non mi fa male. Tra l'altro, ecco, è stato aggiornato l'engine di gioco. Adesso è l'engine 5, l'Arena Engine 5. Oddio, i vantaggi. Come Brawlhalla. Puoi fare le build. Come Brawlhalla. Puoi fare le build. Queste poi ce le leggeremo con calma. Abbiamo sbloccato il simboletto da mettere nella nostra immaginina. Il pass battaglia, ragazzi, è gratis. Non lo so perché. Ah, ecco perché. Pass battaglia in buona sostanza. Questo ce l'avevano un sacco, sta skin. Un sacco di persone. Lo zio Shagworthy. E... io l'ho giocato pochissimo. No, guarda, io l'ho giocato un pochettino. Poco perché guarda che bello. No! Questo film l'hai visto? Batman Samurai? Hanno fatto la skin di Black Adam con The Rock. Io prenderei adesso il Gigante di Ferro.
perché sta mano può essere piuma. Di lui ho due skin, quello con la S e quello senza S. Quello con la S perché lui è quello Superman. Quello con la S perché lui è Superman. Sì. Ah, Madonna, che bello sto che film. Che bello, recuperatelo se già non l'avete mai visto. Già solo dicendo perché lui è Superman mi è venuto il brivido. Viene da piangere. Madonna, che bello quel film. Mio Dio. Tra l'altro prima stavamo passando in rassegna tutti i personaggi della Warner Bros. Brothers. E mi fa marzia, ma quindi tipo anche Harry Potter? Effettivamente, certo. Potrebbe anche essere. Magari li metteranno. Potremmo anche vedere in un futuro personaggi di Harry Potter. Allora, lì è lentissimo in culo. Certo. Però fa un danno della Madonna che tu non hai proprio idea. Tra l'altro l'hai riconosciuta la scena della macchina? Sì. Ragazzi, mamma mia. L'ho riconosciuta. Da che cosa stai facendo? Ciao. Ma che è sta roba? È fortissimo. Ma è lentissimo. È lentissimo. Però se te... Madonna. È quel classico esempio di si te piglio te corco. Proprio è quello. Lui si trasforma, vero? Me l'ero scordato di questo particolare, vedi? Ecco. E paradossalmente riesce ad essere più forte, no, non trasformato per quanto mi riguarda. Perché magari non l'hai... Non lo so utilizzare benissimo. Perché quando poi l'ho preso ho anche un po' smesso di giocare perché era troppo sgravo in culo. Raccogli? Eh ma sì, che perché fa lì... sto raccogli? Non ho capito. Perché li pianta a terra. Ti ricordi quando nella scena del film lui dice quella è rottame e quella è arte? Lui fa una sorta di piantina con lui rottame e la pianta a terra. Quello fa. E ho poi capito, lo raccoglie e capito, se lo mangia. Se lo raccoglie e te lo mangi, carica l'ultimate, insomma, quando carica la trasformazione. Debolito. No. No, dai. Ma questo è uno scioppone. Dai, amico, ma è il gioco è uscito adesso. Vabbè, no, magari ce l'aveva già da prima, eh? Occhio. Comunque loro ti lasciavano tutto ciò che è, sì. Tutto sicuro? Ciò che avevi scelto. Sì, c'era scritto nell'avviso, nell'hub centrale su Steam. C'è scritto proprio che ti lasciavano tutti i tuoi acquisti in gioco. Vittoria. Ma dai, ragazzi, dai, un pelo più sudata. Ho usato Tom e Jerry, come funziona Tom e Jerry? Non ci sono, sai? Ah no, sì, eccoli qua. Però no, sono bloccati, sì, a meno che tu non li compri. Io me li ricordo che li avevo usati, li avevo provati. E a questo giro io utilizzerei Bugs. No, vabbè, li vestito con la Team Squad, ragazzi. Stupendo! No, ragazzi, stupendo. C'è anche l'altra, ce n'erano due. Quale? Guarda, le divise, sono tutte due. No, è un... Ah, beh, no! Non l'hai vista? Questa è quella del primo Space Jam. Del primo? Questa è quella del secondo Space Jam, ragazzi. Guarda che bello lo sfondo di lui. No, bellissimo. Stupendo. Bellissimo. Tra l'altro questa, se non erro, è una locandina del film. Minimal, ultra minimal. Sì, è tipo un poster fatto di quel film lì. Sì, no, sì. Raga, io me lo devo riguardare quel film. Non me lo riguardo, faccio un rewatch. Allora, di lui non so le mosse. Quindi, completamente blind. Io sto adorando, ve lo giuro. Sperando che prenda piede, perché innanzitutto mi piacerebbe fare un sacco di contenuti su sto gioco. Perché ve lo dico, raga, mi piacerebbe fare un sacco di contenuti su sto gioco. E un po' perché spero che un gioco che a me piace non finisca nel dimenticatoio. Anche se comunque ti dico, nell'hub centrale di Steam c'è un sacco di gente che non vedeva l'ora di giocare. Sì. Era hypato. Era molto hypato, sì. Dai. Non ho capito. Menando a caso come Eddie Gordo, qualcosa ho fatto. Ok, che lui sa quello che fa. Sì, lui lo conosce il personaggio, io no. Mi sa di sì. Però io ho il potere del tasto a cazzo, quindi... Ma l'hai visto come l'hai schivato? Sì. Lui ti ha dato il mozzico. Bellissimo. No, tu non hai capito. Aspetta. Capisci? Sì, l'ho capito. Posso utilizzare il fosso. Comunque il razzo dell'acme. Bellissimo. Ok, gli sto dando un buon numero di bot. Il bacino. No, raga. Bellissima sta mossa. Aia. Vabbè. Dai. No, vabbè, stupendo. That's All Folks, molto stupendo, carino. Stupendo. Questo perché sono le skin anche per le kill, certo, vedi? Sì. Match point. Dai.
Aspetta, ho visto una cosa. La torta. Vagino. Boom. Allora, non so ancora le dinamiche, perché so che ci sono alcune mosse che si perriano tra di loro e bisogna capire quale perria cosa e quale imperriabile. Ci vuole il bacino qui. Bellissimo, bellissimo. Con la torta buggata nella tasca ancora. Stupendo, ancora più bello. Ragazzi, bello Bugs. Non posso esimermi. Lui è la copertina del video. Avessi l'agente Smith, ti direi, provo l'agente. Ma quanto sto registrando sto gioco? Scusatemi. Siamo qui da 19 minuti e non li ho sentiti. Sto registrando divertendomi. Non è... non lo sto a fare così per farlo. Mi sto divertendo, veramente. Cioè, ma me lo installo ovunque sto cazzo del gioco. Anche sul culo me lo installo. Aia. Ma perché Jason Warner Bros? Ah, perché Warner Bros è il film di... veramente? Possiamo dire una cosa che... cioè possiamo parlare dell'elefante nella stanza. Jason è rotto. Oh, ma mi lasci? Ok, no, ma... Madonna. Lui lo sa usare questo. A lui sì. Ma si vede, io personalmente sto provando un po' di combo per capire un po' cosa fa. Lui... che ha fatto? Cosa mi sono trasformato? Ma che cos'è questo? Ma scusa, ma quello non è quello delle super chicche? Ma che super chicche? Ma perché super chicche? Oddio, sì, è Mojo Jojo! Ma perché il letto? Questo mi manca. Che faceva Jason con il... con il sacco a pelo? Il sacco a pelo, non so cosa faceva. Questa non l'ho messa. Ma non hai fatto lui? Lo so, ma che danno lo stesso. Si è fatto esplodere? Non si sta capendo niente comunque. Sì, Mojo Jojo sta rompendo un po' i coglioni, ma... allora, questo è il primo match point, diciamo, combattuto, perché ce l'abbiamo entrambi. Sì, avrà tipo la metà della vita la copia. Sì, mi sa di sì. Che fai? Oh, io sto ancora scoprendo il personaggio. L'ho capito, ma quello è suicidio. Yes. È stato ucciso da Mojo Jojo. Però... ma io voglio capire... ce lo accogliamo lo stesso. È la mappa che fa questa... sì, sì, okay. sì, è assolutamente la mappa. È tutto ovviamente basato sul pallone e sulle mosse. Allora, LeBron James non mi piace. No, questa raga, è la cassa, non credo. È fortissimo. Praticamente tu chiami la cassa e la puoi utilizzare anche per tirargli addosso ai nemici. Va, però gli fa un danno budello, senza senso. Però un minimo di combo sto cercando di capirla. Predict. Dai, ci sta, dai. Mi sta comunque menando duro. Però almeno non perdiamo come il tizio di prima della prima partita che abbiamo fatto. Vabbè, ma quello era proprio... vedi, lui già mi sta giocando un po' di più. Perché ha capito che sei scarso. Il mio moveset, diciamo. Che sei scarso, ha capito. E anche che sono scarso con questo personaggio. No, me ne sta suonando. Credo in te. Di santa ragione. I believe in you. Vedi, guarda come... capito cosa ha fatto? Prima l'ha richiamato e poi me l'ha tirato in faccia. No, bravissimo, è bravo. Vedi, lui mi sta proprio... cioè, non mi fa... ma tu stai proprio bene. Sì, sì, no, basta. Non... si è suicidato. Si è suicidato, giusto per darmi la botta finale. Ah, contro Jason. Ehi Twitch, un saluto all'amico Ehi Twitch, che gioca da PlayStation, tra l'altro. Ah, nella caverna di Batman. Fico. Infatti c'è la canzone di... allora, fammi capire un attimo. Hai ragione, scusami. Io avevo una combo che ora non me la sto ricordando. Ecco, te la fa ricordare lui con le botte. No. Niente, ce la fai. Io non ho mai capito in realtà. Oddio, in realtà non mi ricordo, perché forse sì. Se lui vede la traiettoria che io sto per prendere col mio pugnazzo a mezz'aria. L'ho sentito. In che senso? Questo. Ah. Ah, il fumo ci fa sparire per un attimo. Porco Giuda. Vabbè, dai, però mo devi morire. Ecco. Cioè. Superman c'ha sta cosa che se salva così. Grazie, amore. Scusami.
Non stai mai ferma, veramente. Io, cioè, è una cazzo di anguilla in una vasca proprio quando, quando registriamo. Porco Giuda, cioè. E allora, sono morto. Niente. Per colpa mia? Sì, può essere, può essere. Può essere. Sai com'è, togliermi la. La cuffia, mica le mani. Ho capito, ma me stai sentendo, stai giocando, ti senti una cosa che ti spoppa dall'orecchio. Vabbè, comunque, ragazzi. Questo era Multiversus. Io spero che vi piaccia tantissimo quanto sta piacendo a me, perché voglio fare tanta roba su questo gioco. Penso e spero faccia successo, perché comunque in generale il roster c'è, il gioco c'è, è divertente, magari non è per tutti i palati. Si mangia il roster? Sì, il roster con la salsa. Io direi che da Multiversus e da noi quest'oggi è tutto. No, da me no. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Multiversus, se l'avete giocato, se non lo state giocando e perché. Se l'avete giocato, ma grazie, perché Marzia sta parlando nel frattempo. Non mi preoccupate, ragazzi, non ce la fa. Punirò molto. Ma che cosa vai via, va? Ovviamente, anche perché i prossimi 40 video probabilmente li editerà lei. No, è vero che li darà te, no. E te li darò l'attimo prima che escono, così proprio li faccio impazzire. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del gioco. Nelle commendazioni, cosa ne pensate del gioco, se lo state giocando, se l'avete giocato, soprattutto se vi piace le patate con la pasta. Sai cosa si è sembrato? Quelli che passano con la frutta, patate, sì, esatto, cipolla, esatto, uguale. Esatto, sì, le televendite. E niente, da noi, per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.